Ehi la ciurma, io sono Mazzio Tess e ben ritrovati qui su Spore Galactic Adventures. Siamo sempre alla presa con i Grox. Abbiamo sistemato una colonia più avanzata in modo da poter ricaricare le nostre batterie più in fretta, senza bisogno di fare milioni di viaggi ogni volta. E speriamo, così consumando meno energia, di poter fare due pianeti con una sola batteria, senza dover tornare ad ogni singolo pianeta a ricaricare le batterie dell'astronave, perché altrimenti diventa molto molto lunga, molto molto lunga. Allora, vediamo adesso se fino a metà serbatoio potrei anche andare tranquillo. Adesso così dovrebbe star ghicchiando un po'. Ok, Grox estinti. Ottima cosa, muoviamoci in fretta prima che ci asfaltino qui. Vai qua. Entra nell'atmosfera in fretta. Qua dovrebbe bastare l'accumulatore di nuvole. Mai mancato. Faccia polentosa. Non avrai mai Melilla. Stanno saccheggiando le mie scorte, ma chi se ne frega, scusate, ma non ho grande tempo per badare a sta roba. Allora, qua anche liberato dai Grox. Ed è meno uno. Avevo letto da qualche parte un discorso su quanto. Oddio! Vai via veloce, veloce, veloce prima che ci distruggano del tutto. 650 di vita mi è rimasto. Comunque abbiamo scoperto cosa succede quando finisce l'energia, che implode l'astronave come se fosse distrutta. Ok, ciao bellissimi. Allora, vi do un bel po' di soldi e... Ma vi vendono spezie rossa, guarda quanto la comprano sta spezie rossa. Ciao! Almeno da mantenermi un minimo di soldi per potermi pagare le riparazioni in... E allora, il centro della galassia da che parte è laggiù? Ma avrò da conquistare tantissima roba prima di poterci arrivare. Allora, qua è... No, qua è libero, non è dei Grox questo. Questo è dei Grox. Lasciatemi in pace, voglio solo distruggervi i pianeti. LOL. Allora, semina nuvole caldo e va da un altro pianeta, sta per essere liberato dai terribili Grox. Credo che ce ne siano svariate centinaia effettivamente di pianeti nano Grox. Ok, via. Damose. Allora, vai via. No, Taricus, Taricone, no. Quello sì, però. Via. Qua. Dove stai andando? Dove stai andando? Non farti abbattere, se no ti spacco la faccia. Di nuovo semina nuvole caldo. Yep. Sei stato depredato dai pirati. E me ne frega un Kaiser. Sto badando ai Grox. Posso mica stare dietro tutto io. Speriamo che regga, dovrebbe farcela. Passare al livello T1 e a scappare a casa. Barbiturici e barbapapà. Cribbio. Al pelo di nuovo, 5.43.
parte che se la perdiamo ricominciamo da qua, quindi... Allora, è stato un piacere. Allora, qua abbiamo visto che ci sono degli altri... Aspettate, pausa un attimo. Vorrei capire dov'è che ci sono altri Grox qua intorno. E non posso saperlo finché non ci vado. Questo Grox. No, perché ci sono le lineette ma non si vedono mica tanto. Vorrei prima capire bene dove sto andando, perché ci sto andando, cosa sto facendo della mia vita. Forse le aree di influenza sono più incasinate, però... Non so effettivamente se conviene tenere con le aree di influenza o cosa. Vediamo se mi basta questo per farlo passare a T3. T3. A T1. No, non credo. Ancora un attimo. Vai. No, ancora un attimo. Vai, 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 vai,
Sì, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Guardate come sta entrando. Dai! Ok. Conquistatore 4. Allora, dove andiamo? Aspetta un attimo. Non vedo nessuna linguetta qua. Ah no, vedo... Ma ce n'è uno più in là? Sì, ma dove? Aspetta, nascondiamo le... Ma no, non... Visto che non si... Questo deve essere, credo. Sì. È lui. I Grox stanno attaccando Nite. Adesso arrivo Nite, ma... Datemi un attimo. Allora, questo invece è da... Aspira nuvole caldo. Questo era ben lontano dal T1, eh. Arrivo Nite, arrivo, 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 arrivo. A parte che secondo me mi abbattono prima, eh. Perché se non posso fermarmi a Nite per... Sì, arriviamo. Ok, quella l'ho abbattuta, ma sono morto praticamente anch'io. Ah, l'hanno lasciato, vabbè. Ma come lasciaci perdere? Cosa cavolo faccio io qua? Ma discutiamo più tardi, io sto morendo qua. Avete ben saputo difendermi, no? Questo buco nero dove porta? Questo buco nero ho chiesto. Forse a parte il cutscene conviene di più farsi distruggere l'astronave, se non si perde niente. Almeno non devo spendere soldi per farla riparare ogni volta. Dove siamo? In un braccio della galassia a caso. Che non mi serve. Tra l'altro non ho la più pallida idea di quanti pianeti possano avere i Grox. Cioè potrebbero averne 600 come 6000.
non è un'ottima situazione. Guarda, sono andato a farmi un giretto, mi potete almeno riparare la nave? Per favore, per favore. Se no esplode e vabbè, sarà colpa vostra. Sarà tutta colpa vostra. Pensavo che distruggerla allora. Kamikaze? Banzai! Contro i Grox. Ma questo non era quello che avevamo fatto un attimo fa? No. Semina nuvole caldo finta che... non ho più energia. Ciao, è stato un piacere. Ok. È stata distrutta. Posso saltare la cutscene? Sì. Ok, me l'hanno rifatta da nuovo. E partiamo da... Oh, ottimo. Quasi quasi allora a sto punto conviene farcela distruggere ogni volta, ma ci si perdono le ore qua. Questo è Grox. Questo qua è Grox. No, lui! Lui! No, Antaricus, ma è possibile che tu non riesca a selezionare un pianeta del manga? Vai dentro sto Taricus, dentro sto barra. Marbia dal disastro ecologico. Me ne frega un Kaiser, stiamo qua a distruggere i Grox e posso mica stare a inseguire i disastri ecologici di Marbia, ecco. Mi sa che sarà molto lunga la conquista dei Grox, eh? Ma anche solo per arrivare al centro della galassia, perché c'è un sacco prima di arrivare al centro della galassia da qua, eh? Un sacco di strada da compiere, un sacco di pianeti da prendere, un sacco di energia da utilizzare, un sacco di soldi da spendere o di cutscene da aspettare. Oh, tira giù quei Grox del tavolo. Allora, questo è dei Grox? No, questo sì. Vai qua. Intero Grox. Ottimo. Non me ne frega niente del pianeta Marbia. Non è Tarantella. Non è il sistema che stiamo utilizzando adesso come base contro i Grox. Quindi può aspettare. Ok. Ah, ma qua ce ne sono altri. Ma quanti ce n'è su questo? È quasi sempre seminanuvole calda comunque. Freddo e bassa atmosfera. E non ho più energia. Riesco almeno a tornare a casa? Non lo so, ma quasi quasi... Ciao Cinghia. Quanto è lontano il centro della galassia? Ehi, lontano eoni. Ok, è stata distrutta. Torniamo là.
Yeah, tanti fuochi d'artificio. È stato un piacere, adesso ce ne andiamo a tirare giù i Grox di nuovo per l'ennesima volta. Ah, questo qua era, vero? Questo ti ho detto. Oh, ce la fai? Ce la fai? Ok, andiamo. Vai su questo. Pronti, attenti, via. Semina nuvole caldo, semina nuvole caldo. Vai, 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 seminiamo un po' di nuvole su questo pianeta Grox. Credo che questi video diventeranno un po' monotonicissimi. Diamoci un obiettivo, ragazzi, facciamo così. Allora, dato che la conquista dei pianeti è una cosa semplicemente lunga, lunghissima e monotona, monotonissima, e da vedere in video può essere risultare completamente noiosa. Vi chiedo di scrivere nei commenti cosa fareste voi, nel senso, volete vedere tutti i video? Ok, li registro. Finiremo tra 2 anni. Volete che faccia tutto off camera e vi faccia vedere solo quando arrivo al centro della galassia? Non lo so. Quando finisco i Grox? Non lo so. Ci vorranno 2 anni lo stesso. Anzi, forse ci vorranno 2 anni lo stesso. Se invece avete altre proposte, non lo so, perché la serie sta arrivando al suo termine, comunque, Grox o non Grox. E lo so, sarebbe stato bello finire con distruggendo tutti i Grox, ma alla fine, cioè nel senso, ci siamo resi conto che è una questione meramente di tempo, ecco, non possono sopravvivere. Vediamo quanto posso, questo, quanto riesco ad arrivare vicino al centro della galassia. Magari ci arrivo anche al centro della galassia. Che dici? Ci arrivo? Non ci arriverò mai al centro della galassia di sto passo. Infatti sono esploso. LOL! Altra cutscene da saltare. Altra cutscene da saltare. Yeee, tanti auguri, grazie mille. Torniamo dai Groxini. E avremo preso neanche una decina di pianeti ai Grox. Cioè neanche una decina di sistemi, forse una decina di pianeti sì, ma una decina di sistemi no. Vai, vai così. Un altro pianeta preso. E sono altri. Un altro sistema liberato dai Grox, se non sbaglio, perché non ce ne sono altri Grox qua, vero? No, non più. Voglio vedere, qua ce n'è uno, ma dov'è questo qua, vero? Sì, ce ne sono tre tra l'altro qua dei Grox, eh. Quasi tutti spezie rosse, tra l'altro. Ormai vado in automatico di semina nuvole caldo perché praticamente è sempre questo da usare. Vai con semina nuvole. E comunque facciamo 2 pianeti alla volta. Cioè, se ci sono, se troviamo dei sistemi come questo che ha un sacco di pianeti, ci vogliono degli eoni.
Anche questo è andato, però siamo senza energia, quindi dovremo farci distruggere. No? E guardate quanto manca al centro della galassia. Ma no, come li ho distrutti? Ma vaffanbrodo, dai, non è possibile. No, non voglio andare su quello libero, voglio andare su quello dei Grox. Finiamo l'energia. Ok, niente più energia. Non capisco però come faccia a spostarsi senza energia. Effettivamente. Si sposta uguale. Più lento forse. Ma allora ragazzi, io direi che a questo punto l'episodio lo termino qui. Salviamo i nostri progressi. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto, ma soprattutto di scrivere un commento e di spiegarmi qual è il vostro punto di vista al riguardo sulla conquista dei Grox, su quanto dovremmo... Guardiamo un attimo, browser web. Guardiamo in tempo reale. How many systems Grox? How many Grox are there and how many are left? Ok. Stesso discorso, I'm fighting against the Grox for a while, but it looks like a never ending story. Cioè, sto combattendo i Grox da un bel po', ma sembra che non finiscano più. Quanti Grox ci sono? Posso controllare quanti Grox rimangono ancora? Dei suggerimenti? Dei trucchi? Qualcosa? Cosa posso fare perché mi lasciano tranquilli? Ok, un po' di sistemi solari vicino al centro della galassia. Ok, no, ok, possiedo un paio di sistemi vicino al centro della galassia e non lo apprezzo. Grazie per il commento. Partono con 2400 sistemi che hanno da 1 a 4 pianeti in media che controllano per ogni sistema. E non c'è nessun modo di controllare quanti ne siano rimasti. Per farti lasciare in pace devi o allearti con loro, se riesci, o ignorarli, se non sei ancora in guerra con loro. Se sei già in guerra, continua con la guerra per un bel po', catturando i sistemi, eventualmente diminuendo di essere così frequenti i loro attacchi. Oppure di distruggerli completamente. Effettivamente 2400 sistemi con da 1 a 4 pianeti, facendo una media di 2 pianeti a sistema, che è abbastanza bassina, perché abbiamo trovato anche uno con 5, forse era 5 quello che abbiamo distrutto prima di pianeti, o forse era 4, vabbè. Se mettiamo una media di 2 pianeti per sistema, vuol dire che sono 4800 sistemi, 4800 pianeti. No, in questo episodio ne avremo fatti forse 8? 4800 pianeti vuol dire moltissimo, moltissimo, e quindi niente, lasciatemi nei commenti, io ascolterò un po' tutto, ma credo che la questione di distruggere completamente i Grox può essere un po' un casino. Ancora può essere accettabile il fatto di arrivare fino al centro della galassia, quello ok, quello ok, però distruggerli completamente è un bel casino. Vabbè. Aspetto i vostri commenti, allora aspetterò prima di registrare il prossimo video, di sapere che cosa ne pensate. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!